Allora, Fefe De Giorgi battuto, il Giappone in battuta fino ad oggi, una bellissima partita giocata punto a punto, bravissima l'Italia a mantenere la concentrazione nei momenti cruciali. Beh, è stata una partita veramente tosta, insomma, come ci aspettavamo, perché loro non a caso hanno vinto tutte le partite, perché è una squadra che ha un buonissimo attacco con un palleggiatore bravissimo, non murano tanto ma praticamente difendono il doppio degli altri, quindi si creano tante occasioni in contrattacco che sanno sfruttare con le loro qualità. Per noi è stata una partita di quelle che ancora ha messo alla prova tutto quello che è il nostro percorso. I ragazzi mi sono piaciuti, abbiamo tenuto duro, recuperato un secondo set in modo incredibile, usando e facendo cose importanti, anche con l'ingresso di Rinaldi, che è stato secondo me decisivo anche in quel momento, ed è una cosa che mi fa piacere, perché questi ragazzi devono prendere sempre più anche fiducia nelle possibilità che hanno, perché avremo bisogno chiaramente in una stagione così lunga di molti giocatori, no? Però dai, sono contento, il percorso abbiamo fatto in questa terza settimana, come ci eravamo detti, di crescere di volta in volta, di aggiungere qualcosa per arrivare meglio possibile poi alle finali. 9 vittorie, chiusa la fase preliminare, ci si proietta alle finals di Danzica, tracciamo un bilancio di questa fase. Della fase di qualificazione? Beh, dai, è stata una fase, come ho detto, la National League, iniziando abbastanza presto, ci costringe un pochino ad avere un gruppo molto allargato, che non è una cosa brutta, anzi, secondo me, permette soprattutto la prima settimana di inserire dei nuovi giovani. Io penso che veramente forse avranno esordito 5-6 ragazzi in questa National League. Questo è importante per il nostro movimento, per i ragazzi giovani. Quello che mi piace, che vogliamo, che desideriamo, che dipendentemente da quali giocatori ci sono, non debba esistere una nazionale A, B, C o D, ma che ci sia una nazionale, cioè c'è un sentimento comune, un modo di stare in campo e un modo di giocare. Poi è chiaro che ci sono giocatori, no, che hanno tecnicamente un certo tipo di valore, ma il modo di giocare, il modo di vivere la nazionale, il modo di stare deve essere uguale, non cambia in base a chi c'è o non c'è. Per chiudere, la classifica corta di questa VNL ha detto comunque che le 8 che parteciperanno alle finals saranno tutte squadre di altissimo livello. Sì, adesso al di là poi vediamo qual è l'abbinamento, ma credo che arriveranno 8 squadre. Insomma, ha dimostrato un grande equilibrio, perché c'è stata una crescita di tante squadre e si capisce ampiamente che non ci potrà essere da qui in avanti qualche anno qualche squadra che domina. Non ci sarà.